amici, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi prepariamo una cena super rapida ma anche super golosa. Vediamo che cosa ci occorre per preparare un buonissimo rotolo di frittata ripieno. Gli ingredienti che ci occorrono sono 4 uova, 5 fette di prosciutto cotto, delle fettine di formaggio filante a vostra scelta, 2 zucchine piccole che ho precedentemente grattugiato e sale e pepe quanto basta. La nostra ricetta parte ora. Mettiamo in una ciotola le 4 uova e aggiungiamo le zucchine. Aggiustiamo di sale e di pepe e mescoliamo. Trasferiamo in una padella del diametro di 28 cm e lasciamo che la nostra frittata si cuocia per bene da entrambi i lati. Il passaggio più difficile resta sempre quello di girarla senza romperla. Togliamo la frittata dalla pentola, la mettiamo su un piatto e andiamo a farcirla con le nostre fette di formaggio e con le fette di prosciutto. Io ho utilizzato questi ingredienti, ma potete utilizzare quello che più vi piace. Ed ora la seconda fase più critica, ovvero quella di arrotolare il rotolo di frittata senza romperlo. Andiamo a tagliare le fettine dello spessore di un paio di centimetri. E mentre rotolo la frittata, compare sullo sfondo anche la mia cagnolina super golosa. Le disponiamo in una teglia leggermente oliata. Riscaldiamo il forno a 180 gradi e inforniamo per 10-15 minuti. Tenete d'occhio il vostro rotolo di frittata finché il formaggio si sarà ben sciolto. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella qui in basso per ricevere tutte le notifiche dei miei prossimi video. E noi, come sempre, ci vediamo alla prossima!